possibile di essere molto sintetici, per quanto possibile. Sì, sì, no, no, chiudiamo perfettamente l'orario, per proprio la stanchezza anche, perché tanti interventi, insomma, capisco che è pesante. Però ecco, se riuscite a essere leggermente più brevi, ci fate un favore a tutti. Allora, interviene adesso, ed è l'ultimo degli interventi dei singoli sedi, poi ci sono degli interventi doppioni rispetto ai vecchi... Riva, di Perugia. Ciao a tutti. Ciao compagni. La prima cosa che voglio fare auguri per i primi 100 anni della rivoluzione d'ottobre, che ha scosso il mondo intero e ci ha messo in moto la ruota di quale facciamo parte anche noi, che ci ha creato la nostra organizzazione sindacale. Poi vi voglio far sapere che cosa abbiamo fatto a Perugia e in Umbria. Vi devo dire che abbiamo avuto dei grossi problemi, parliamo di sfratti, ma mancava poco di essere sfrattati. Noi, in casa. E abbiamo combattuto fino alla fine per rimanere e avere la sede, ma non solo, anche l'altra, quella di San Giustino, perché anche da là si rischiava di andare via, in quanto la sede presso la struttura del cinema, che è stato ristrutturato, è stata la riapertura 15 giorni fa. Perciò come la sede di San Giustino, come la sede di Perugia, funzionano e sono aperte. Quella di Perugia da 10 giorni, cioè dal mese di luglio, siamo stati, diciamo, chiusi. Non avevamo nemmeno la chiave della sede. E abbiamo lavorato da casa, dall'ufficio, perché non c'era un'altra via. E abbiamo provato di essere presenti, di assistere le persone. Purtroppo non è che si riesce a fare tanto quando tu la sede ce l'hai a Bastia, ma la sede è a Perugia. Perciò abbiamo assistito quello che abbiamo potuto. Devo dire, quello che abbiamo fatto, andiamo per, diciamo, la prima. Gli sfratti per in Umbria non sono diminuiti, però devo dire che sono aumentati i contratti e canoni concordati al confronto con gli anni precedenti, diciamo un 30% in più di contratti a canone concordato. Questo è il frutto di accordi sottoscritti che l'Umbria ce l'ha in tutti i comuni, in tutti, non c'è un comune che è rimasto fuori. E abbiamo trovato quel sistema anche con quelli, diciamo, i piccoli proprietari che ci hanno fatto opposizione fino alla fine, ma che comunque gli abbiamo detto: se non volete fare parte potete anche stare fuori. Ecco, alla fine sono venuti anche loro alla presentazione, ma non hanno mai partecipato a, diciamo, all'elaborazione dell'accordo, alla definizione, oppure con tutti, Sunia, Sisce, Tuniat, Confedilizia, associazioni di piccoli proprietari, tutti. Solamente che i piccoli proprietari sono venuti alla fine, cioè alla presentazione, e venivano anche prima, ma solamente di mettere dei bastoni tra le ruote per dire questo è poco, quello è tanto, e al posto di dare spazio a tutta la, diciamo, cittadinanza di poter accedere a quel canone calmierato e di non aumentare. Beh, cioè a noi non ci conviene. Beh, se non vi conviene state fuori e lasciate le case libere. Poi le facciamo requisire. Ma perché? Perché è un diritto, un bene comune. Alla fine si sono presentate anche loro la firma. Cercherò di essere più sintetico e di dire quello che è successo. Allora, un anno fa è stata sospesa la graduatoria delle case popolari a Perugia per causa del terremoto. E questa non è solamente la scusa, veramente dal mese di agosto che il terremoto, diciamo, a Norcia si è sentito così forte, però hanno fatto finta di non sentirlo, di nascondere per causa di quello che vedete qua, del turismo.
e alla fine a tutt'oggi sono stati consegnati. Loro hanno dichiarato che 80% delle casse sono state consegnate. Non è vero niente. Ancora solo 20% di quelli che hanno avuto le casse, ma a Norcia al 100%, non c'è uno che è rimasto. E solamente il 20% sono rientrati in possesso. Perciò l'80% della popolazione è ancora fuori nelle casse, quelli che sono subentrati nelle casse, cassette nelle cassette prefabbricate oppure nei container, e oppure qualcuno ci ha avuto accesso alla propria casa per poter accedere al fondo e ricostruire. E l'altra, il secondo punto è le strade, no, accesso proprio alla propria abitazione. Fino al mese di aprile non potevano, ma non solo per accedere all'abitazione, non potevano nemmeno seminare. Cioè, avete sentito nella televisione quando ci venivano accompagnati una volta al giorno e che una, diciamo, andata e ritorno gli costava una ventina di euro. Dice, ma a me non conviene nemmeno andare, perché se io vado 10 volte ho finito tutto quello che devo investire, l'ho già speso. L'altra cosa, nel mese di giugno noi siamo venuti a conoscenza che la legge regionale sulle case popolari è stata modificata all'insaputa. Ma perché dobbiamo sapere noi? A noi ci hanno messo al corrente, guarda, è così. Pensavamo, beh, è stata cambiata meglio e ci darà qualcosa, ci sarà un piano casa, ci sarà un piano di recupero, ci sarà qualcosa che finalmente ci darà alla cittadinanza un po' di case che stiamo aspettando. Invece vi dico che cosa ci hanno fatto. Hanno cambiato i requisiti. E non è sulla scorta delle necessità della cittadinanza, ma sugli altri. Dice, chi possiede una macchina, anche una utilitaria, è fuori, in quanto supera l'assegno sociale minimo per anno moltiplicato per due, cioè due pensioni minime, lo supera, perciò viene escluso. Pensavano che così, io non so qual è l'idea, dice, beh, i migrati viaggiano in Mercedes, però stanno nelle case popolari, si sono sbagliate. Abbiamo fatto un conteggio e 88% di esclusi saranno italiani. Ecco, e cioè volevano escludere gli immigrati, ma hanno escluso gli italiani. E questa è la prima cosa. Infatti è così. La seconda cosa, dicono che il 50% delle case si danno ai immigrati, ma nemmeno questo non è vero. Sono 10% in Umbria, di fronte a 12,8% della popolazione straniera, perciò siamo sotto la media. Inoltre il canone per le case popolari in Umbria è sopra la media. Se andiamo a vedere quanto costa un alloggio, ci arriviamo anche a 300-400 euro per un alloggio di 60 metri. E c'hanno delle regole interne e non riusciamo a capire. Ogni anno c'è un aumento. No, ogni comune è intervenuto nel modo suo e vogliamo capire qual è. Noi, visto che nessun sindacato non è stato né invitato, nemmeno almeno per chiedere, ma voi che cosa ne pensate? No, siamo stati noi venuti a conoscenza tramite altre persone, guarda che a giorni uscirà la legge. Quando è uscita abbiamo visto che cosa includeva. Poi un'altra, chi è residente da 10 anni ne ha altri due punti in più. Cioè, cosa vuol dire? Chi uno ne ha gli occhi blu vuol dire che automaticamente si dà la casa popolare, oppure chi ha 30 anni di residenza, se anche ne ha solo 6 punti, ne accumula altri 6 e ne ha 12. Praticamente nel prossimo anno prenderà la casa. E quello che... Ogni 10 anni? Sì, sì.
Ogni dieci anni. Se tu punti il massimo 4 punti. Dobbiamo imparare. Non ci sono. A quel punto abbiamo visto la legge regionale, siamo rimasti proprio di stucco, ma non esiste. No. Cosa vuol dire? Che per 30 anni ho un prete da casa. Sì, io lo dico, c'è la barba. Sulle macchine mi fa un esempio, uno della Lega Nord, che ce l'abbiamo, Lega Nord. E mi dice, guarda, io ho 4 figli, poi dice no, ne ho 3, dico, allora 3 o 4 ne hai? E ne abbiamo solo una macchina, ma come fate a guidarla quella macchina? E mi dice, no, ma dico, tu hai 30 anni, non è che i tuoi figli ne hanno 50, come fanno ad andare al lavoro alle 2 di notte? Chi fa i turni? Come fa ad andare? Perché non c'è un trasporto pubblico che ci porta al lavoro. E beh, si devono adeguare, come? Io non riesco perché questo è un mezzo di trasporto e perciò deve dare la possibilità, è assurdo, ma hanno fatto escludere in partenza, prima escludere dalla graduatoria provvisoria, la seconda è escludere dalle classe popolari, cioè non è che chi farà la domanda, ma proprio escludere, e decadenza, dai 7.400 alloggi popolari che sono in Umbria, saranno esclusi 6.500. Fuori. E che cosa vuol dire? Vuol dire così come hanno fatto 5 anni fa, che con la scusa di dire di recuperare, che era un alloggio di, era un alloggio popolare, cioè troppo bello, lo recuperiamo, era un degrado, dice lo recuperiamo, una volta recuperato non l'hanno più dato in affitto, ma l'hanno venduto. Da 2 a 3 mila euro al metro quadro, ecco, queste sono le intenzioni, così lo capiamo noi. Sì, e abbiamo chiesto un incontro all'assessore, se noi non abbiamo assessore alla cassa, come non ce l'avete neanche voi a Roma, come ne... Sì. Ognuno c'ha la sua, noi abbiamo al tempo libero e allo sport. Perché più importante il tempo libero, secondo qualcuno. No, non so quando loro di casa, perché non interessano le casse. Proprio non c'è nessuno, se tu chiami. Assessore alla cassa. Assessore Prisco, si occupa, quando c'è al bilancio, vieni e ti rispondo io. Ma non è che mi devi rispondere. Tu devi creare le condizioni per accedere al bando e per costruire le case, per dare la possibilità a tutti i cittadini, quelli che pagano la tassa comunale ogni mese, e ci deve rispondere. Non solamente quando ti rispondo io, cioè quello di turno. Queste parole povere. E l'ultima, vengono esclusi quelli per sfratti per morosità, tanto non devono accedere. E la residenza con i 10 anni che cosa fa? Semina il razzismo, così come hanno fatto 10 anni fa, che hanno provato chi non aveva la prima 5 anni, poi facendo ricorso hanno vinto e finalmente hanno acceso. Dice, qui avete ragione voi, e va bene. Dopo la nostra lettera che abbiamo chiesto, Sunia, Sinci e Tunia, noi abbiamo chiesto di essere ricevuti, almeno per sapere che tipo di legge e come pensano di andare avanti, alla fine ci hanno detto, ci chiediamo scusa, abbiamo sbagliato, ma dico, ma avete votato come la destra, come la vostra sinistra, perché non è la sinistra, è PD, e tutti hanno votato, senza un voto nemmeno di astenuto, unanimità, cioè una stronzata più grossa non si poteva fare, poi hanno riconosciuto, ci siamo sbagliati. E ci hanno detto alla fine, la legge, abbiamo chiesto di annullare la modifica della legge regionale, in quanto non ha alcun criterio della definizione e di quello che ci hanno proposto loro. E la seconda, di invitare i diretti interessati, cioè chi, i cittadini, i sindacati, i movimenti, per vedere come definire le nuove regole. È vero che ci sta anche di quelli che hanno le macchine di lusso, sì, ma ci sarà uno e basta. E che quelli, se non ha i requisiti, deve essere escluso. Sì, ma non siamo noi a dirlo.
ma se voi non fate alcuna verifica e alcun controllo, noi abbiamo invitato e diciamo che cosa abbiamo chiesto, di annullare questa legge e di presentare un piano di recupero delle casse popolari e delle strutture dismesse, cioè con beni pubblici, e di sistemare le case che non sono a norma, che sono all'incirca 2000 abbandonate, che il comune non sa nemmeno chi ce l'ha, e di andare a vedere, che a me mi ha risposto l'assessore, dice, ma quali sono? Me lo chiede a me, e tu vieni, cioè tu ce l'hai al bilancio e non sai quali sono. Beh, vedremo, dobbiamo andare. Il sindaco ha detto, ma a noi non ci risulta, forse c'è qualcuno, ma e ci saranno 10, 20, ma dico come, sono 2000, te lo dite voi ogni volta, sono 2000 ma non abbiamo i fondi. Purtroppo o per fortuna i fondi ci sono, non vogliono accedere. E l'ultima, illuminazione delle case, cioè delle strade, praticamente di notte non si può andare fuori, perché non esiste l'illuminazione stradale, e ci ha detto c'è un piano, solo un piano, quando sarà non si sa, che è anche il manto stradale che sarà cambiato, perché con la fibra ottica che hanno portato, sì, crea posti di lavoro, ma ha creato un disagio così forte da non poter nemmeno entrare in casa. E lui dice, ma questo è temporaneo. Dico, per voi è tutto temporaneo, così che da 20 anni non fate niente, non c'è un piano casa, non c'è niente. Noi chiediamo di intervenire alle autorità che sono adesso e ai partiti che sono adesso al governo, e chiediamo di mettere anche attraverso il nostro sindacato, di intervenire insieme alle altre sigle sindacali, di vedere come è possibile almeno un pochino di interesse e di coinvolgere per quanto riguarda la legge sui alloggi. Grazie. Interessante. Il problema è quello che dicevo prima, 650.000 famiglie in graduatoria. Guardate che tutte le leggi regionali, tutte indistintamente, stanno tentando di abbattere quel muro per far diventare 50.000, perché il problema non sussiste. Cioè, il ragionamento è esattamente quello. No, ma il problema è eliminare la richiesta, la necessità, il fabbisogno. Allora, sta già succedendo. Allora, abbiamo 5 interventi. Quindi riprendiamo gli interventi che sono, diciamo, di sede doppione, non doppione come intervento, quindi vi chiedo di essere il più possibile concisi. Simonetti di Palermo. Grazie a te. Scusate, questa è la prima volta che partecipo alla primavera di Milionetti. No, io volevo fare presente una cosa, con Nini Cipiccione, che ha gestito fino ad ora la questione dell'Unione Palermo, ci siamo ritrovati in un percorso all'interno di questa esperienza di sinistra comune. Però a Palermo è pure vero che da anni ci sono vari tentativi di costruzione di percorsi unitari all'interno dei movimenti, che spesso non sortiscono l'effetto di aggregazione, o comunque si costruiscono e poi si spaldano. E in particolare mi riferisco alla questione dei centri sociali, che spesso verticalizzano su un piano ideologico, addirittura dalle nostre parti ci sono pure centri sociali nazionalisti e siciliani, non capisco come è compatibile dal punto di vista marziano il ragionamento di questo tipo, però tutto fa brodo, ormai abbiamo i nazionali comunisti in Russia, per cui va bene tutto così. La verità è che questi movimenti a Palermo, i movimenti, in particolare il movimento per la casa, i movimenti per la casa, da anni hanno fatto un lavoro buono, onestamente, sul piano dell'occupazione, di difendere gli occupanti, ma alla fine del processo rimane niente, perché la struttura sottoproletaria, a Palermo le occupazioni si fanno da 50 anni e sono sempre gli stessi soggetti. La verità è che questa forma emergenziale di affrontare il problema non dà quel risultato politico di cui parlava Simone, il
di Firenze a cui secondo me non dobbiamo aspirare. Qualcun altro la chiamava costruire una soggettività politica. Noi ci siamo interrogati, un gruppo di compagni che lavora intorno a CUB a Palermo, e abbiamo cominciato a lavorare moltissimo, secondo me, e le questioni che sono emerse dall'accesso ai servizi, ai diritti alla città, pertanto per essere, citare una cosa nota, e la dicotomia, non voglio entrare nel merito, dicotomia reddito-lavoro, tempo di lavoro, reddito, orario e costo dell'ora di lavoro, sono diventati temi centrali su cui siamo scazzati, ma stiamo cominciando a ragionare e abbiamo cominciato a convergere. Uno dei temi che abbiamo riconosciuto che è centrale, come io sto ripetendo cose, sono felice di essere qua perché il percorso nostro era quello di individuare anche strategie di intervento. E cioè, come dire, io mi ritrovo a essere d'accordo con quasi tutti gli interventi fatti. Quindi vi ringrazio moltissimo per la spinta propositiva in questo senso. E in particolare l'impostazione iniziale, che alla fine richiede delle strategie di intervento che devono essere strutturali. Allora, la questione, io dico sempre, l'emergenza abitativa, che può portare anche all'occupazione di alcune famiglie della casa, ci può stare pure, ma dal punto di vista politico, cioè occupare un sottoscala o occupare una casa che non ha niente, è questo l'obiettivo politico di un'organizzazione che si ispira a una logica di sinistra dove il concetto dell'abitare deve essere di alto valore qualitativo? Ho visto velocemente i documenti del Tribunale, fa riferimento a Agenda 2030, è il mio lavoro, in questi giorni sto proprio lavorando per sintetizzare gli indicatori di 2030. L'agenda sulla sostenibilità a livello internazionale oggi si sta declinando a livello nazionale, oppure i documenti di Habitat 3. Io dico che nessun centro sociale, secondo me, se si mette a scrivere un documento sulla qualità della vita nella città o dell'abitare, riesce a scrivere un documento così complesso e definito come quello dell'ONU. Cioè, paradossalmente, che tu citi in queste cose, perché chi ha scritto questa cosa cita come riferimento, a livello internazionale abbiamo dei riferimenti altissimi, nel concreto queste cose non funzionano più. La verità è che il potere, il sistema di comando, si sta affinando. La legge Minniti, così come la legge Dubi, in un quadro generale all'interno sostenevano alcune cose che potevano essere accettabili, ma guarda caso che le cose recepite sono le cose peggiori: l'applicazione dell'articolo 5, per cui una persona viene privata alla vita perché non può fare neanche la carta d'identità, non può andare neanche più a votare, oppure nell'elemento del decreto Minniti nessun comune si è preso la briga di fare, almeno io non ne conosco, forse Milano, ho sentito stasera, di fare l'elenco della proprietà. Io sono un architetto, vi dico che a Palermo c'è spazio per 1,5 milioni di persone se dobbiamo dare i dati ISTAT di 1 vano per abitante. Lasciamo stare 1 vano per abitante, ma 1,2 milioni sicuramente. Siamo 650.000, 700.000 abitanti, quindi il patrimonio abitativo messo a disposizione è altissimo, moltissime. Queste case sono, non sono solo quelle confiscate alla mafia, sono anche case di proprietà pubblica e sono ignorate. Questa ignoranza sul tema è un'ignoranza che non è casuale, è voluta, perché dentro questo marasma c'è una logica di approccio emergenziale che produce gli effetti che produce, produce conflitti. Sì, magari avranno lo scontro sotto un palazzo, ma sono fuochi di paglia. E io che sto in Sicilia, so cosa sono i fuochi, ora l'abbiamo esportato al nord, vi garantisco che il fuoco al 99,9% è o è doloso o non esiste. Cioè, una volta un vigile del fuoco ha preso una cosa, ha fatto un batuffo di carta, l'ha acceso dentro un bosco dove c'era la paglia, l'ha buttato e il fuoco si è acceso e si è spento. Non c'è altrimenti, ci vuole la benzina per fare partire il fuoco nei boschi. Allora, questi fuochi, come dire, determinati dall'emergenza, alla fine
non producono un risultato che ha una capacità di crescita sul piano, qualcuno chiamava soggettività, soggettivazione politica, direbbero alcuni estremisti o compagni nostri di sinistra. Però è così, cioè non c'è una produzione di un'aggregazione politica. Invece noi, credo che noi inquilini, dalle cose che ho letto, perché prima di dire sì, accettare un percorso comune, poi ci siamo incontrati con Nini, eccetera, eccetera, ho voluto capire cos'era, i documenti, queste cose di qua, e io mi sono ritrovato in quasi tutte le cose dette. E per me è una cosa fondamentale. È che per quanto riguarda Palermo, ma credo che questa cosa si possa estendere alla maggior parte delle città italiane, se non si richiede, questo te lo dico come strategia, un piano casa per ogni comune, cioè noi non possiamo stare a discutere di numeri che non sappiamo, oppure qualcuno ce li propina come cose possibili o non possibili. Nel PON, che è l'unica fonte di finanziamento, anche Palermo è una città molto a disastro, il sindaco Orlando l'ha ripreso, ma nel PON 14-20, i finanziamenti sono arrivati ora, sono stati finora, ci sono 60 milioni più o meno di fondi, 40 milioni, 34 milioni sono per la casa, 16 milioni sono per l'inclusione sociale. Dentro queste due voci, la cosa che si ripete continuamente, lo sentivo poco fa dire dal compagno di Milano, l'affidamento ad un'associazione del terzo settore per accompagnare queste famiglie o i capi famiglia molto probabilmente verso una formazione, per cui sembra, come dire, pedissequa o comunque scontata con una visione deterministica che alla fine del percorso, come dire, di formazione io vado a lavorare e quindi sono in condizione di pagare la casa, e mi pare una follia. Cioè questa cosa, io con Nini abbiamo, ma fu fatta un'amministrazione che molto probabilmente, non lo so da quale testa geniale è stata partorita, oppure dietro c'è un ragionamento di tipo elettoralistico legato al terzo settore, molto probabilmente. Allora, se tutto questo è così, noi facciamo anche l'inclusione sociale rientra in questo percorso di nuovo terzo settore, cosa? Io vorrei capire quanti soldi vanno realmente alla casa e quanti no. Interessava moltissimo il ragionamento del compagno di Messina che parlava dell'autocostruzione, ne abbiamo parlato pure noi, sapevamo, ci dobbiamo mettere in contatto per capire come è fatta una delibera sull'autocostruzione, e su questo dobbiamo insistere. E quindi no, ritornando sul tema generale, non voglio più parlare della questione palermitana, l'idea, no, è finito. L'idea di costruire un percorso che sia fatto di interventi strutturali, dove il tema del piano casa deve diventare un obiettivo che ci permette di avere strumenti dialettici, cioè famoso il ragionamento di stare dentro e fuori le cose, non possiamo più, come dire, non ci si può permettere più di stare fuori senza sapere dove sono i soldi, dove vanno a finire, come vengono gestiti, eccetera, eccetera. Volevo fare solo questo, volevo dire solo questo, e spero che con Nini all'interno della cosa continueremo un lavoro proficuo. Spero anche che ci dai un maggiore contributo ancora. Guido Lanciano di Roma, segretario del PD di Roma e componente della Serie Nazionale. Ha bisogno. Allora cerco, però metti 10 minuti, se no sforo. 10 spero di essere. No, io cerco di fare un ragionamento più ampio, scusate però. Ragionamento più ampio. Noi abbiamo sempre parlato, secondo me giustamente, di diritto alla casa per tutti. Questo l'abbiamo anche ribadito alla fine dell'intervento di Massimo come slogan. Però io dandogli questa valenza di un qualche cosa che noi abbiamo sempre messo insieme agli altri diritti fondamentali dei cittadini. Noi abbiamo sempre detto che la casa per noi è come la salute, è come l'istruzione, cioè è un diritto inalienabile che non puoi togliere,
E quindi, come questi diritti non sono per alcuni soltanto, il diritto alla casa è un diritto per tutti. E invece, in molti casi, e secondo me sempre di più, adesso poi lo analizzo, si va verso un non un diritto alla casa, ma se non c'hai la casa io ti assisto e ti do temporaneamente la casa, come se fosse una cosa appunto forse sì, cioè, e poi questi diritti sempre di meno, abbiamo visto, poi si limita sempre di meno. E noi invece appunto abbiamo sempre ribadito che deve essere una visione molto più ampia. In questo bisogna stare attenti sul, appunto, da una parte c'è le leggi regionali che portano a diminuire chi ne ha bisogno, chi ne avrebbe diritto, dall'altra c'è anche, e mi riaggancio anche all'ultimo intervento, che sempre di più si fa riferimento al terzo settore. Nella legge sul terzo settore che è stata appena approvata è stato inserito all'interno degli oggetti del terzo settore, insieme appunto alle prestazioni per gli handicappati, alle prestazioni alla formazione, tutte quante i servizi diciamo completamente assistenziali che fa il terzo settore, anche l'alloggio sociale. Io credo che su questo punto noi dobbiamo fare una riflessione non piccola per capire il motivo per cui è stato inserito l'alloggio sociale nella legge sul terzo settore, sia per capire se questo è una deriva diciamo di assistenzialismo, oppure se addirittura non è che quello che è avvenuto nella regione Lombardia, e cioè ce l'hanno raccontato ma sempre di più, e cioè l'affidamento a cooperative dell'aspetto dell'housing sociale, e quindi anche a quel punto dell'edilizia residenziale, quello che noi intendiamo per edilizia residenziale pubblica, case popolari, come alloggio sociale, quindi come terzo settore, e quindi toglierlo al pubblico per darlo al privato. Bisogna molto ben capire e capire dove, perché l'hanno inserito e dove si può andare, dove si va. Dall'altra parte io invece credo che dobbiamo fare una riflessione anche sull'eventuale utilizzo da parte dell'Unione Inquilini nelle sue formazioni diciamo parallele di questo strumento, perché per esempio ipotizzare per le occupazioni attuali una cooperativa che utilizzi il terzo settore, l'alloggio sociale, per rendere più legittima la sua situazione e sfruttare un'altra norma molto interessante ma pericolosa dall'altra parte, che è l'articolo 71 della legge sul terzo settore, che prevede la possibilità per gli enti del terzo settore di utilizzare gli immobili anche in modo diverso dalla destinazione urbanistica. Questo vuol dire poter utilizzare per esempio una ex fabbrica per l'alloggio sociale. Questo vorrebbe dire poter utilizzare l'attuale situazione di occupazione di non appartamento con la cooperativa di terzo settore, quindi a noi favorevole. Dall'altra parte però attenzione, perché questo potrebbe dire che la cooperativa che diventa la gestrice del dell'alloggio sociale ti mette dentro a un box, perché a quel punto ti può mettere pure dentro un box. Quindi è molto problematica, però io credo che sia assolutamente da capire e da approfondire e entrare all'interno poi laddove si stanno decidendo come gestire questa nuova normativa, che è una normativa nuovissima, è uscita 6 mesi fa, quindi ancora assolutamente tutta da studiare, però io invito tutti a leggerla, studiarla, capire
laddove noi possiamo intervenire e come appunto contrastare alcune cose e invece utilizzarle in un'altra. Dovresti conoscere meglio il contrario. Dovresti conoscere meglio il problema del contrario. Sì, sì, però io credo che questa norma lo modifica. No, lo rafforza in termini di superiorità del sistema di comando. Però appunto questo va letto, capito, come noi eventualmente, perché l'inserimento dell'alloggio sociale è una novità, estrema. E perché appunto perché noi dobbiamo comunque contrastare e perché da noi contrastiamo? Quando noi a Roma, ma credo ovunque, diciamo che è inutile parlare di emergenza abitativa perché è un problema strutturale, noi contrastiamo proprio questa idea. L'emergenza e poi c'è l'assistenza, appunto poi la determina di cui parlava anche Massimo, no? E quindi noi invece crediamo che si debbano dare risposte strutturali e qui faccio due piccole accenni polemici, ci conosciamo quindi mi conoscete, che insomma faccio sempre accenni polemici. Per esempio, secondo me il reddito di cittadinanza è all'interno della logica dell'assistenzialismo pieno. Per cui io credo che il reddito di cittadinanza per noi non sia assolutamente un punto di arrivo, è puro assistenzialismo che non c'entra niente con il nostro modo di portare avanti le cose. E lo stesso, no, non è quello che vuoi fare, è un bel diverso la cassa integrazione. E così come ho molta difficoltà a vedere tutte quante quelle. Chi me l'ha detto, il welfare dal basso, perché anche quello del welfare dal basso può essere un modo di astrarre dalla politica e diventare assistenzialismo, se non fa quel passaggio di poi dalla denuncia anche alla proposta, cioè che non fa quel passaggio dalla risoluzione del problema alla denuncia, alla proposta. Molto spesso invece risolve il problema ma poi non fa fare quel passo in più che è la lotta per la modifica generale, quindi anche lì bisogna stare molto attenti. In questo io credo invece che la firma che abbiamo fatto con Federcasa dell'accordo, laddove in quello che noi abbiamo firmato si dice che bisogna andare al riconoscimento dell'edilizia residenziale pubblica come servizio di interesse generale e superare invece l'attuale idea del servizio economico, sia esattamente nella prospettiva che diciamo noi, e cioè dire che è un servizio di interesse generale lo toglie secondo me in automatico da quello che è il volontariato del terzo settore, è in conflitto pieno con quello, quindi sono due cose, io credo che questo cosa di Federcasa sia una cosa molto importante, ce l'hanno chiesta loro, cioè noi gliel'abbiamo proposta, loro ce l'hanno però praticamente insomma, hanno detto facciamolo insieme, proprio per contrastare alcune politiche di quell'altro tipo, quindi io credo che in questa fase noi abbiamo come nostro interlocutore positivo, non contrario, ma invece con cui possiamo andare a fare una battaglia comune proprio per casa, proprio perché l'attacco all'Ater, o comunque quello che sia, alle case popolari è molto forte e molto probabilmente vogliono puntare a dare tutto al volontariato. Quindi Federcasa e l'incontro che abbiamo a febbraio, io credo che sia molto importante, molto utile e anche noi ce lo dobbiamo costruire proprio per contrastare tutte quante quelle politiche invece che riducono la casa a puro assistenzialismo. Seconda cosa, velocissima, attenzione a quando noi diciamo che manca la politica della casa, a non fare appunto due errori. Uno, a pensare che manca la politica della casa, non è vero, ma fanno la politica della casa, nel senso che fanno la politica degli immobiliaristi, dei costruttori, di quelli che hanno le case, quindi una politica assolutamente, noi
per noi quella non è la politica della casa, ma è una politica della casa, quindi attenzione a dire che manca, ce l'hanno molto chiara. E poi invece noi dobbiamo dire qual è la nostra politica della casa, perché se no diciamo manca però, e quindi il ribadire quello che è la nostra da sempre, che è appunto la casa deve essere pubblica, la difesa delle tutte quante quelle aziende dell'edilizia popolare, perché non, l'attacco contro le aziende è fortissimo da tutte quante le parti, e quindi naturalmente questo non vuol dire che non dobbiamo stanare ogni volta che fanno delle stupidaggini, però attenzione che la legge che ci ha appena detto dell'Umbria è chiaro, è chiarissima la politica, quello di stroncare, di dire le case popolari non servono. Quindi questo per noi, politica della casa, vuol dire l'intervento forte. E l'altra cosa che ha già è stato detto da vari, io credo che 12 arriva. Io credo che riportare all'attenzione e come finalità, una volta che abbiamo fatto con i prefetti la mappatura, la requisizione, una nuova campagna per la requisizione essenziale. Grazie. Allora, abbiamo a questo punto della situazione, abbiamo 3 interventi ancora, che sono Silvia di Milano, sono Emanuela di Fiumicino e Petrucci di Roma. Dovremmo già chiudere 8? No. 8 e 4, vabbè, insomma, faccio appello a voi, al buon cuore. Faccio un altro appello poi, io lo dico pubblicamente, perché qualora il compagno Claudio Taccioli di Brescia intendesse intervenire, fino a domani lui ha piena possibilità di intervenire quando vuole a questa sua wild card, insomma, praticamente, per cui se lui vuole senza obbligo, però per tua scelta, se è una scelta tua, noi siamo contentissimi. Grazie. Quindi adesso Silvia di Milano si prepara, come dire, Emanuele Sopo.